Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Purtroppo a sto giro per i video zombie sono un po' più lento. Questo perché il mio obiettivo è fare video precisi in modo che tutti possano capire. E credetemi, non è affatto semplice. In questo video vi mostro come craftare l'arma strabiliante Trastodyne o Jetgun, chiamatela come preferite. Il crafting dell'arma sarà possibile farlo anche in solo, quindi iniziamo ragazzi. Come prima cosa dovete fare almeno 5-6.000 punti, così da poter aprire tutti i cancelli senza problemi. Dunque, il primo pezzo ragazzi sarà la valvola idrica. La trovate all'esterno del fioraio, poco prima della salita che porta alla chiesa. Presa la valvola, dirigetevi al cimitero. Bene ragazzi, arrivati al cimitero, poco dopo spawnerà uno zombie particolare, il sacrestano. Sarà ben riconoscibile e indosserà il cappello e avrà vestiti diversi da tutti gli altri zombie. Uccidetelo in fretta ragazzi perché poco dopo va via. Quindi, ucciso il sacrestano ragazzi, vi droppa la chiave del capanno. Ora, recuperata la chiave del capanno, uscite dal cimitero e andate a sinistra. Lì troverete il capanno e potete recuperare il secondo oggetto, il frenamano. Ok ragazzi, quindi recuperato il frenamano, andate al bowling. Mettete la valvola presa dal fioraio come da video e caricate la pressione dell'acqua. Qui ragazzi, se siete in gruppo è molto più veloce e facile. Se siete in solo sicuramente è fattibile, ma è un po' più lunga. Quindi caricate la pressione poco alla volta e buona. Caricate tutta la pressione, dropperete il manometro. Bene ragazzi, siamo quasi alla fine. Qui seguite il percorso come da video e dovete recuperare l'arma del lacerante e sfondare il cancello che chiude il negozio. Qui ragazzi avete tre metodi. Attendere il livello 11. Quindi attendere che escano i laceranti e far sfondare il cancello dal lacerante stesso. Quindi vi mettete davanti al cancello, attendete che il lacerante faccia il suo colpo caricato per poi schivare il colpo stesso. Potete sfondare la mano di un lacerante per rubargli l'arma, oppure potete comprare l'arma del lacerante direttamente alla postazione di lavoro. L'arma del lacerante avrà un costo di 1250 materiali. Quindi vedete voi ragazzi. Se decidete di comprarla, andate davanti al negozio e sfondate il cancello. Levatevi di mezzo, mi sto divertendo. Bene ragazzi, dentro al negozio trovate dei rottami per terra. Uno dei quattro rottami avrà sotto i cavi elettrici. Abbiamo i cavi per l'arma jet. Credo che abbiamo il necessario per Ora, l'arma jet. con tutti Torniamo al i motore e materiali vediamo insieme necessari, altri pezzi. andate nella zona dello spawn e potete finalmente craftare la jetgun. Una Trastodyne Model 23. Non sembra roba approvata dagli ANS, ma non è il caso di fare gli schizzinosi. Ragazzi, la Jetgun è molto forte, soprattutto con pacapunch e piccolo spoiler, essenziale per completare l'easter egg principale di Liberty Falls. Tutto qui, ragazzi. Come sempre, grazie dell'attenzione e alla prossima.